Buongiorno a tutti e bentornati in cucina, questa volta non con l'elfo, ma solo con me. Cosa andremo a fare oggi? Mi vedete nella mia cucina perché oggi andremo a fare una bella ricetta, una bella colazione. Andremo a fare il banana bread. Tutti i crediti di questa ricetta vanno a Caffè Hailey, che mi ha ispirato con la sua ricetta che ho trovato su TikTok. Magari vi lascio il link in descrizione della sua ricetta che potete trovare su TikTok. E io, insomma, ho voluto farla insieme a voi per riuscire a riutilizzare le mie banane che stanno marcendo. Quindi ho detto, quale migliore occasione? Facciamoci un bel video. Sarà un po' una ricetta improvvisata perché lei sicuramente è più brava di me, ma vediamo se con i nostri ingredienti riusciamo a far saltare fuori qualcosa. Intanto la mia bella ricetta qua della nonna scritta sul foglio. E altra challenge di oggi, proverò a usare meno ciotole possibile per fare meno sporco possibile, perché non mi piace pulire. Quindi partiamo subito. Allora, la prima cosa da fare è far imbrunire in padella 115 grammi di burro. Qua ho il mio burro, la mia padellina. Andrò a tagliare 115 grammi di burro e dopodiché li metterò a imbrunire in padella. Nel senso che deve diventare un po' marrone tutta la situazione, secondo me per prendere più sapore, non lo so. Non sono un'esperta. Oggi non ho aspettative veramente ed è sempre una grande cosa. Andiamo ad accendere il fuego. Aspettiamo che si sciolga il nostro buon burro. Devo dire la verità, non so quanto tempo ci voglia perché imbrunisca. Sono anche un po' preoccupata che come minimo lo faccio bruciare questo povero burro. Però lo lascio andare ancora un po' finché non diventa un po' marrone. Poi con queste bolle non vedo niente. Boh. Quanto ci metterà? Chi lo sa, chi lo sa. Oh, lo vedo bello imbrunito. Ci fa già anche un odore diverso, devo dire la verità. Ho paura che di bruciarlo. Non so, secondo me è imbrunito. Cosa dite? È imbrunito? Sì, è imbrunito. Basta che sennò diventa nero. Quindi abbiamo fatto imbrunire il burro. Andiamo a prendere le nostre povere banane, che veramente, quando vi dico che stavano per andare a male, come potete vedere, marroni, più marroni di così non si può, ma non si butta niente. La cosa che mi preoccupa è che le banane della tipa, oddio, erano belle grandi. Poi comunque nella ricetta dice che devono essere molto mature le banane. Più mature di così non si può, quindi prendiamo la nostra banana e la spezzettiamo in un frullatore e andremo a frullare tutte, speriamo che vadano bene nonostante siano piccole, perché io le banane americane geneticamente modificate non le ho. Le andiamo a frullare le nostre bananine. Frulla, frulla, frulla la bananina. Ok, le banane le abbiamo frullate. Molto molto frullate, perché a me i pezzettoni di banana non... No. Adesso riprendiamo la nostra amata planetaria. Mettiamo tutti gli ingredienti bagnati insieme, dopodiché andremo a mettere gli ingredienti secchi. Quindi banana frullata, poi dipende anche a voi come piace. Non lo so perché è anche la prima volta che faccio il banana bread, quindi non giudichiamo. Prendo tutta la banana che c'è perché so già che è poca, ma come vi ho detto all'inizio è un po' una ricetta improvvisata. Ma le grandi doti culinarie si vedono anche da questi imprevisti. Aggiungiamo il burro imbrunito, che va bene anche un po' caldo, dice la ricetta. Prendiamo la nostra bella bilancia, andiamo ad aggiungere zucchero bianco e di canna, 100 grammi ciascuno. Mi sa che starò un po' più risicata perché mi sembra un po' too much. Improvvisiamo, improvvisiamo. Bene, lei mette il latte di cocco bello denso, bello. Io metterò
latte di cocco e riso, che c'entra qualcosa, chi lo sa, però noi abbiamo questo ci mettiamo. E ce ne vogliono 82 grammi. Tananan, la protagonista delle ricette. Montiamo tutto quanto e iniziamo a farla andare. Direi che è giunto il momento dell'uovo. Questo è il risultato che ho ottenuto con tutti i miei liquidi. Lo zucchero si è abbastanza sciolto. Come vedete è molto, molto liquido. Ora andremo ad aggiungere gli ingredienti secchi. E poi, ragazzi, cioè, finito, proprio super easy, super da fare proprio la mattina, appena svegli per farsi la colazione. Cioè, oddio, forse no. Ci servirà un bel setaccio, che mettiamo qua sopra, la nostra mitica bilancia, e andremo a pesare 250 grammi di farina, zero ovviamente. Non si sa bene perché in questa casa oggi la farina scomparsa, c'è rimasta solo la farina 1, non so per cosa si usi, spero vada bene, chi lo sa. E poi io ho smesso di cambiare, di fare le conversioni, perché come sempre io scelgo ricette americane che vengono tutte pesate con le once, il cup, non cup. Quando si arriva ai cucchiaini, ragazzi, e al quarto di cucchiaino, direi che si può fare anche con il cucchiaino normale. Quindi mi munisco del mio cucchiaino, che dai, sembra un po' quello americano. E andremo a misurare un cucchiaino di lievito per dolci, pane angeli, mastro fornaio, no, non è vero. Oggi niente mastro fornaio. Trick! Poi, bustina di vanillina. Lei usa l'estratto, ma io l'estratto non ce l'ho, quindi va bene la vanillina. Che bella potente, ci piace. Poi, mezzo cucchiaino di bicarbonato. Secondo me così, mezzo cucchiaino va bene, sì, dai. Ma sì. Poi un quarto di cucchiaino di cannella. Allora, a me la cannella piace moltissimo, quindi penso che abbonderò. Penso che farò mezzo cucchiaino, non un quarto, perché è buona la cannella, dai, su. Con le polveri abbiamo finito e setacciamo. Beh, comunque devo dire che la mia challenge di sporcare il meno possibile l'abbiamo portata a casa, dai. Alla fine ho sporcato solo questa mega bowl e anche un paio di altre cosine, ma facciamo entrare di nuovo la protagonista e la rifacciamo partire. Questo è il risultato. Tiro via un po' la farina dai lati, mescolo un po' e poi lo andiamo a mettere nello stampino. Lo stampino non è né troppo grande né troppo piccolo, perché voglio che crescano, però direi che qualsiasi stampo va bene, stiamo sempre improvvisando. Vado a foderarlo con un pezzetto di carta che va a coprire il fondo così, e l'altro pezzettino lo metto dall'altra parte, sempre a foderare tutta la situazione. Dai, regalami gioia, dai, stai sotto, stai attaccato. E adesso vado a mettere il mio impasto. E via. E dopo, ovviamente, ragazzi, ovviamente, faremo anche l'assaggio, quindi rimanete con me. Scuoto un po' tutto per livellare, così che non sia più di più al centro e meno ai lati. Adesso, forno delle mie brame, 165 statico. Ciao! Mentre aspettiamo che il forno si scaldi, vi invito tutti ad iscrivervi al canale, mettere like al video e commentatemi se vi va di vedere qualche altra ricetta, qualche spunto appunto di ricetta da fare. Io sono sempre pronta ad accogliere le vostre richieste e ad esaudirle magari, chi lo sa. Temperatura raggiunta, apriamo veloci
prendiamo e mettiamo qua, tric. Ecco a voi un bonus mais, mentre aspettiamo che il pane si cuocia. Dammi un bacino, dammi un bacino, dammi un bacino. Miau, miau, miau. Eccoci qua col nostro pane, dopo lunghissimi 90 minuti di attesa in forno. Allora, io l'ho tenuto a 165 gradi per 85 minuti, facciamo. E secondo me, cosa dite? È venuto un bel pane. Sotto è umido, sopra invece c'è una bella crosticina, quindi secondo me è venuto più che bene. Ora assaggio in diretta. Qua abbiamo la nostra fetta appena tagliata. Vi dico, per essere un esperimento, per essere una cosa fatta un po' così all'ultimo, posso dire che è super soddisfatta. Ma poi di questa crosticina qua sopra, come è venuto che si è tutto aperto, bello lievitato, perché avete visto com'è entrato e uscito, che era al doppio praticamente. E niente, procediamo all'assaggio. Appena sfornato, quindi per forza buono. Però ragazzi, top ricetta. Forse avrei esagerato meno con lo zucchero, nonostante comunque ne avessi messi 40 grammi in meno. Veramente buono, si sente la cannella. Chiaro che se la cannella non vi piace, ne mettete meno o proprio non la mettete e saprà molto più di banana. Io sento la cannella, ma io la adoro, quindi sono molto contenta. Consistenza top. Dentro è morbidissimo, fuori bello croccante, come piace a me. Alla fine vi dico, più che pane, un bel giambellone. Il giambellone, col giambellone non si sbaglia mai, ma secondo me buonissimo per la colazione. Poi top, magari con sopra un po' di burro d'arachidi o, boh, non so, un po' di marmellata anche, dai, ci sta. Appoggio la fetta che qua sono qua che sventolo. Comunque, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuto, che questa ricetta possa tornarvi utile. E niente che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e ciao!